Siamo alla UIC, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Frosinone. Abbiamo qui Claudio e Eliseo, due vecchi amici televisivi che abbiamo visto tante volte, e siamo sempre qui a indagare questo nostro eterno problema che ci stiamo ponendo quest'anno. Siamo partiti dalla nostra esperienza, soprattutto di giovani bielorussi provenienti da orfanotrofi speciali, dove ci sono arrivati in Italia con tante difficoltà, con tanti traumi. È tutto un percorso per inserirsi, per includersi nel lavoro, nella cultura, nella società. E anche quando uno è arrivato oltre 30 anni, è riuscito praticamente a essere una persona adulta, secondo il nostro punto di vista, la gente comunque ha sempre un atteggiamento di sufficienza, ti considera sempre un po' un bambino. Anche quando si parla, come dico, io sono, poi farete domande anche voi, anche quando si parla delle problematiche che riguardano loro, se ci sono accanto io, qualcun altro chiedono a me, non chiedono mai direttamente, no? Ma come va questo ragazzo? Come se non fossero sempre bambini eterni. Noi abbiamo chiamato la sindrome di Peter Pan al contrario, cioè non è il bambino che non, la persona adulta che non vuole crescere, vuole essere sempre adolescente, ma quello che viene costretto dalla società, perché conviene forse anche così, avevo sempre un pochettino messo da parte. Quindi a volte è un bambino, a volte comunque una persona di serie B, comunque qualcuno che gli manca qualche cosa. E con questa scusa c'è chi parla su tutto e gli altri che devono stare buoni, aspettare i loro spazi. Allora, nell'esperienza vostra di persone non vedenti, personale o dei vostri soci, dei vostri amici, c'è qualche cosa di tutto questo che vi sto raccontando che è accaduto, vi accade? Beh, mentre parlavi, mentre illustravi un po' questa tematica che è importantissima, facevo un po' un percorso al contrario da dove sono adesso fino ad andare indietro nella mia vita e mi sono fermato all'84, al 1984. Perché? Perché in quell'anno, nel mese di luglio, iniziai a lavorare nel Santa Maria della Pietà di Ceccano, che era un ex istituto psichiatrico, gemello di quello più grande e più famoso di Roma, e dove avevamo malati internati in quello che era il vecchio manicomio. Chiaramente dal 78 non c'era più quella norma, però avevamo ancora molti e molti pazienti che interagivano con noi. In quel momento io lavoravo lì come USL, e interagivano con noi, con il personale e con le persone. Io notavo sempre, e questa cosa, essendo nuovo, essendo esterno, beh, mi ha colpito perché vedevo le persone, normali, cosiddette, che arrivavano magari agli ambulatori, eccetera, erano i nostri pazienti e scappavano. Oppure, ecco, c'era questo trattare le persone, con quella l'aria di sufficienza, anche quando i nostri pazienti riuscivano ad esprimere, diciamo, una volontà diversa o comunque un loro punto di vista, una loro situazione. Quindi c'è questo atteggiamento, ecco, l'ho riscontrato in questo caso. Potrei fare altri esempi, però ecco, mi è venuto proprio alla mente come primo esempio, lo volevo portare un po' come testimonianza. Ma nella tua vita proprio è successo mai qualcosa nei tuoi confronti del genere? Ma pensandoci, sì, però sono quelle cose un po' sottili, no? Che si fanno, per esempio, può essere che magari capiti in un paesino, magari sto con mia moglie e dice: "Ah, ma oggi c'è anche Claudio, magari è successa questa cosa." E quindi ti lascia un po' pensare, ma certo che ci sono, oppure si rivolgono, come dicevi proprio a te, dice: "Ma oggi state insieme," così, cose di questo genere, piccole sfumature indubbiamente, per carità, però se uno ci riflette sopra, anche di una certa entità, una certa pesantezza, no? Che esprimono un po' un disagio per chi le riceve, ma soprattutto un problema d'ordine culturale nella popolazione, difficile da sradicare. Come se oltre a non vederci la gente pensasse che nemmeno ci arrivi con la testa a capire e quindi si deve rivolgere all'altro. Beh sì, io credo che nel caso dei ciechi e degli ipovedenti, è chiaro, non sempre è così, però credo che molto sia colpa anche della
delle persone che paradossalmente si sentono a disagio i vedenti perché non incrociano lo sguardo, tutto ciò che è il messaggio non verbale, no? La comunicazione non verbale che chiaramente non esiste, cioè l'intesa degli occhi, lo sguardo, la mimica, eccetera, sono quelle cose che un po' mancano alle persone che non vedono. E paradossalmente chi si sente a disagio è proprio chi vede. Eliseo, su questo argomento? Sì, guardate, io mentre parlava l'amico Claudio stavo riflettendo e paradossalmente uno dei motivi per cui a volte si parla di queste cose è che questo si verifica soprattutto all'interno delle famiglie. A volte i genitori di persone con disabilità, parliamo di non vedenti, noi li conosciamo bene ovviamente il settore, sono proprio è proprio all'interno di queste famiglie che non si vuol far crescere i propri figli in maniera normale, nel senso un eccessivo protezionismo, quindi tutto ciò che è la vita di questo ragazzo comunque deve essere visto in maniera diversa, solo perché è un disabile oppure un non vedente. Quindi il primo approccio, secondo me, che deve cambiare, la prima cosa che deve cambiare è proprio nell'ambito familiare, perché all'interno delle famiglie, soprattutto dove ci sono ragazzi, bambini, disabili, è lì che si creano i primi guai, diciamo così. Poi ovviamente nel corso della vita si sa le diffidenze, la poca conoscenza della disabilità, il fatto che la gente oramai tende più a tirar dritto, a volte, cioè, essere non vedente per qualcuno significa ma che glielo dico a fare questo, tanto questo non mi capisce. Ecco, c'è questa cosa qui, questo culturale, ecco, come diceva Claudio, è un atteggiamento di mancanza di conoscenza, secondo me. Voi fate in fondo come Wici, immagino anche da sportello in qualche modo, da accoglienza delle problematiche del territorio. Avete ritrovato soprattutto sulle giovani generazioni problematiche legate a questi argomenti che magari hanno portato a discriminazioni, a bullismo, a momenti di difficoltà di persone ipovedenti o non vedenti? Ma rispondo dicendo purtroppo sì, anche se siamo come un'associazione, stiamo intervenendo nei casi più eclatante, nei casi soprattutto che conosciamo, perché a volte non riusciamo a raggiungere tutte le situazioni, però laddove riusciamo ad avere gli elementi per poter intervenire lo facciamo, soprattutto ecco, nel discorso dell'inserimento scolastico nei nostri ragazzi, e lì ci rendiamo conto proprio della difficoltà che hanno i nostri ragazzi nei confronti degli altri. Quello, come dicevo prima, eccessivo protezionismo, tutto un po' così, tenuti, tra virgolette, nelle campane di vetro, no? Poi crea nella crescita di questi ragazzi delle difficoltà anche a livello di rapporto con gli altri. Naturalmente, questo fin quando si è bambini la cosa è meno evidente, ma quando si passa dalla fanciullezza all'adolescenza cominciano a cambiare le cose, e quando si è adulti il problema si manifesta in tutte le sue difficoltà e gravità, diciamo. Volevo chiedere a Frosinone, le persone cieche hanno altri vantaggi positivi, non per forza negativi, nel campo sociale, culturale di Frosinone e anche in altre zone d'Italia? Ci sono differenze da città a città, secondo voi? Sì, le differenze sono notevoli, ma addirittura anche all'interno delle stesse province, no? Dipende proprio dalle opportunità, cioè diverso conto è l'approccio che può avere un capoluogo di provincia come Frosinone rispetto a un piccolo paesino sperduto della Ceceria, che ce ne sono tantissimi, questa è una provincia molto vasta, quindi con 91 comuni, ma anche il salto che c'è tra lo stesso Frosinone e Roma,
ci sono vantaggi e svantaggi. Roma ha sicuramente maggiori risorse economiche, se vogliamo anche un'attenzione un po' diversa per tanti aspetti, no, della società, però ha anche il guaio delle grandi dimensioni e a volte del correre della società, per cui paradossalmente anche della disattenzione. Il piccolo ambiente forse può essere meno recettivo nelle novità, però aiuta, diciamo, a conoscersi meglio, ci si conosce con più facilità. Per Frosinone, poi, ecco, volevo dire, sicuramente alcune cose sono importanti, quelle che fa l'associazione per coinvolgere persone vedenti e non vedenti. Penso prima fra tutte proprio lo sport, che secondo me è inclusivo, e su questo magari Liseo può anche aggiungere qualcosa. Allora, diciamo, in merito a questo, le differenze, è chiaro, torniamo al discorso un po' generale, chiaro che una città più opportunità offre, più è una città dove ci sono dei servizi che funzionano, più questi problemi oppure queste tematiche vengono affrontate meglio, no? E poi lo sport, poi lo sport aiuta moltissimo, no? Questo era il senso. Certo. Perché, per esempio, ma lo sport, per dirti, lo sport a Roma c'è molta più possibilità di farlo, nel senso che ci sono, c'è più attività. A Frosinone, per delle persone disabili, fare sport diventa un po' più complicato. Ecco perché dicevo della difficoltà dei servizi e quindi proprio l'accessibilità delle città stesse. Io ricordo 30-40 anni fa, quando abbiamo dato vita al nostro primo gruppo sportivo qui a Frosinone, ci siamo dovuti imbattere in alcune situazioni che oggi sembrerebbero ridicole, ma non lo sono. Quando andavamo a chiedere, di utilizzare le palestre, per fare cosa? Cioè, come, siamo dei non vedenti, facciamo sport, ci serve la palestra per poter fare l'attività sportiva. La domanda era quasi sempre: e che sport fate voi? Come fate a fare sport? Ecco, questo avveniva 40 anni fa, ma in alcuni casi avviene ancora oggi. Quindi sotto questo aspetto, non so, è proprio secondo me la società che non si impegna a conoscere meglio le tematiche, no? Non è che sono costretti a farlo, quantomeno impegnarsi. Perlomeno, un addetto che dà una risposta: che sport fanno i non vedenti, come fanno a fare sport? Questa qui dovrebbe essere un'osservazione da non sentire più, quantomeno. Invece, ahimè, ogni tanto capita. A Frosinone chiedevano di nate scuole. Ma lei fa sempre questa domanda, perché venendo da un internato, che di fatto era un luogo di reclusione in Bielorussia, certo, si pone il problema, voi magari state a Frosinone da sempre, se queste situazioni di istituzionalizzazione ci sono state, sia per le persone non vedenti, magari sono altre, che potete raccontarci. Il caso Italia è un po' particolare, perché nel 76 fu fatta, quindi molti anni fa ormai, una legge molto importante per i non vedenti, e successivamente nel 77 per tutti i disabili, di inclusione scolastica. E con tutti i difetti che quella norma poi ha portato, non tanto nella norma quanto nelle risorse economiche destinate alla scuola, si è passati dalle classi speciali per i disabili psichici, eccetera, e agli istituti per ciechi e altro, all'inclusione scolastica. Prima la chiamavano integrazione scolastica, fino a tutti gli anni 90, adesso si è passati al termine inclusione, perché si dà ancora una veste diversa, no? Il problema reale poi quindi non è tanto dell'istituto, che fortunatamente non c'è più così come inteso, ma la vera scommessa di coinvolgere il disabile
nella classe, perché permangono dei problemi, no? Che possono essere il personale che chiaramente deve essere forse più formato, ma anche proprio destinare maggiori risorse anche al personale stesso, alle scuole stesse, per fare un lavoro di inclusione completa. Altrimenti, anche se gli istituti sono chiusi, si rischia che la persona cieca o disabile venga un po' isolata. E quindi diciamo che la nostra scommessa come associazione è proprio quella di essere puntuali nel sottolineare queste cose, nel promuovere quell'attenzione e soprattutto nel cercare di far sì che gli enti pubblici facciano quei servizi per una scuola inclusiva per tutti. E non, quindi non tornare indietro a quelle che sono le vecchie istituzioni, ma farle entrare diciamo come parte vera del progetto, come si fa nel Lazio con il Sant'Alessio, che era un istituto per ciechi, che adesso si è rimesso un po' in gioco con cose diverse. Allora, su questo posso dire qualcosa? Quindi, sul discorso degli istituti, quindi l'internato, posso portare la mia esperienza. Io ho fatto veramente dalla seconda elementare fino all'attestato professionale in un istituto, quindi dentro gli istituti sono passato 11 anni, quindi le cosiddette scuole speciali, eccetera, eccetera. Io ritengo che per me è stata un arricchimento, prima di tutto perché si viveva in ambienti, come dire, dove si aveva tutti lo stesso problema. Quindi anche la scuola di per sé aveva quella severità che deve avere una scuola per far sì che sia efficace. Perché se io vado a scuola non mi fanno fare niente perché sono un non vedente oppure sono un disabile, mi metto lì al banco, poi sta a posto così. Invece in questi istituti veramente si pretendeva, e si pretendeva veramente tanto. Poi c'erano cose che ovviamente andavano aggiustate, andavano sistemate, un po' come tutte le cose nella società italiana, nella vita di tutti i giorni. C'erano delle situazioni che andavano rimosse, altre che andavano approfondite, perché negli istituti c'era un po' di tutto. Quindi erano una sorta di calderoni dove venivano ricoverati questi ragazzi e a volte non si facevano gli interventi, come dire, mirati. Però questo secondo me si poteva tranquillamente fare. E hanno avuto secondo me il fatto di, cioè, per quanto riguarda la mia esperienza personale, di aver vissuto in un istituto mi ha dato la possibilità di comunque acquisire quelle esperienze di vita, nel senso che gli altri che vivevano con me nell'istituto avevano lo stesso mio problema, quindi io naturalmente dovevo superarmi, ogni giorno era una sorta di cercare di migliorarsi, come avviene un po' in tutte le realtà sociali, no? Quindi io cercavo di essere più bravo a scuola degli altri miei compagni, magari quando si andava a giocare a pallone cercavo di essere più bravo degli altri, quando si trattava di uscire, ecco, si innescava una sorta di miglioramento tutti i giorni, si cercava questo miglioramento perché tu ti confrontavi con persone che avevano lo stesso tuo problema. E quindi era una sana, tra virgolette, sana competizione che poi ci ha portato a molti di noi, insomma, a avere nella vita, a raggiungere delle belle soddisfazioni. A differenza, ecco, come dicevo prima, del fatto di vivere in famiglie dove un po' tutto è, come dire, negato o comunque non viene fatto praticare, ecco, per esempio tornando al discorso dello sport, e io mi prodigo, cioè per portare un ragazzo, un nostro ragazzino a fare attività sportiva,
bisogna raccomandarsi, bisogna far credere chissà che cosa. Quando invece un bambino di 10 anni fare attività sportiva è la cosa più naturale che esista al mondo. E qui le differenze, come capite bene, come vedete bene, sono sostanziali, insomma. L'esempio che vi porto io è di alcuni sciatori, sciatrici ciechi che fanno non il fondo, perché il fondo alla fine è difficile ma è semplice, no? Con una persona a fianco, ma addirittura fanno le discese. Fare la discesa richiede tanta concentrazione, richiede comunque sì una guida attraverso un audio, eccetera, e richiede però anche tanto coraggio. E, fa, Certo. e quindi secondo me è un esempio proprio di sport alto veramente fatto da persone che hanno una difficoltà. Io credo che tanti vedenti una discesa non sarebbero in grado di farla. Certo. Ma bisogna forse anche immaginare dove ci si trova e cosa si sta facendo, visto che non si vede, Ma per capire dove si sta volando. certo. A volte dico questo per, così, sempre per rendere un po' l'idea, no? Voi avete presente il tandem? Il tandem è una bicicletta a due posti, normalissima, che fanno, fino a tempo fa era anche una disciplina olimpica. Il tandem per i non vedenti era, quantomeno, uno sport molto praticato. Perché? Perché c'era una guida, ovviamente, due persone che salivano in bicicletta, facevano le gare. Ora, ci siamo trovati delle volte di fronte, ecco, tornando sempre al discorso che facevamo, ma il cieco è quello davanti o quello dietro? Sì, A volte ci una siamo domanda trovati di fatta. fronte anche a questo tipo di domande. Ora, per carità, se la mettiamo sul profilo della battuta, ci può anche stare, no? Però, se questa è una di quelle situazioni in cui, come abbiamo detto fino adesso, per rendere il discorso, ti fa capire che non c'è molto, non c'è molta attenzione anche nel capire le cose più elementari quando si parla di disabilità, perché questa è una cosa, è un esempio elementare, nemmeno si dovrebbe porre questa domanda. Poi, come integrazione, è chiaro che lo sport è totale, perché voi immaginate un atleta che fa la maratona. Non la fa da solo, deve correre con una guida. Quindi il correre insieme ad un'altra persona significa, cioè lì è, come dire, l'integrazione totale, perché la guida deve immedesimarsi con l'atleta, con il non vedente. E non è che lo deve fare, che ne so, per 10 minuti, per 5 minuti. Se fai una maratona lo deve fare anche per 4 ore. Essere entrambi Quindi, bravi. ecco, quindi diciamo che sotto questo aspetto è la disciplina, è la materia che più dovrebbe, come si dice, integrare la disabilità, ma è anche quella che secondo me dovrebbe essere un po' più praticata, soprattutto noi adesso, non so se avete fatto caso, gli ultimi 4-5 anni in televisione fanno vedere tantissime ore di sport. Soprattutto su Rai 3, gli sport della Rai, Rai Sport, eccetera. Voi prendete ad esempio le Olimpiadi di Londra 2012, non so quante ore di diretta hanno fatto nel Sulle Rio. Paralimpiadi, sì. Quindi c'è un'enorme visibilità rispetto, che ne so, a 20-30 anni fa. E questo secondo me dovrà portarci a, come dire, a divulgare di più. L'avvicinarsi allo sport, insomma, Nel ecco. Lazio poi abbiamo, secondo me, un grande esempio, mi è venuto in mente adesso, ed è Daniele Cassioli, che fa sci nautico, è cieco totale. E lo fa ad altissimo livello, tanto da aver vinto, penso, una settantina di medaglie tra europee, nazionali e internazionali.